Ciao ragazze! Allora, scusate un po' il mio look, diciamo sobrio, ma avevo appena finito di girare il tutorial che trovate già sul mio canale YouTube, quindi potete già vederlo. E niente, quindi, dato che ero già toccata e avevo un po' di tempo, ho registrato anche questo video. Questo video, come potete vedere dal titolo, è i... O meglio, sono i preferiti di gennaio e febbraio. Li faccio insieme perché gennaio non ho avuto tempo di registrare il video, febbraio siamo già agli sgoccioli, quindi ho deciso di unire i due video. Inizio subito con un prodotto per i capelli e sto parlando dello shampoo secco della Fructis. Ne avevo sentito parlare benissimo su YouTube. Io solitamente, soprattutto adesso che faccio i capelli rossi e chi è rossa come me sa benissimo che è un colore che scarica tantissimo e quindi si perde il colore già da molto colore già dai primi lavaggi. Quindi, siccome principalmente mi si ingrassa soprattutto la parte frontale, quindi il ciuffo, invece di lavare tutti i capelli, a volte utilizzo appunto. Dicevo che a volte utilizzo lo shampoo secco, almeno sul ciuffo o proprio nelle emergenze, quando non ho tempo di lavare i capelli, e questo è davvero magnifico, mi trovo benissimo, ha un odore di limone molto molto delicato e devo dire che ne ho provati altri, ma questo è davvero ottimo, quindi assolutamente preferito. Altro prodotto preferito da un bel po', non solo da gennaio e febbraio, ma diciamo che non ve ne ho parlato perché vi ho mostrato nel top del 2014 le salviettine della Dermoplus che appunto stavo finendo perché non avevo trovato queste che sono le salviette struccanti della Speedcare che io trovo ad acqua e sapone, le pago 1,20 euro forse, a volte sono in offerta e le pago solo 1 euro. Sono 72 salviette e mi piacciono tantissimo, struccano benissimo, all'interno praticamente sono imbevute di acqua micellare e mi tolgono tutto, anche il trucco waterproof. L'unica cosa che odio, cioè mi piace che anche queste hanno diciamo questa parte in plastica, ma la cosa che odio è che quando le tirate vengono, cioè, ne escono tantissime, non si riesce a togliere una sola salvietta in maniera semplice, ma ne escono sempre minimo due. E io, è una cosa che odio perché poi mi scoccia rimettere con le dita quella che è uscita, oppure sono costretta a utilizzare tutte quelle che vengono fuori. Quindi diciamo che questo è un piccolo punto che non mi piace di queste salviette, però mi piacciono così tanto perché hanno una qualità, un rapporto qualità e prezzo davvero spettacolare e mi ritrovo sempre a ricomprarle. Altro prodotto, sempre per quanto riguarda diciamo un po' la cura del corpo e della persona, sono queste creme della Grathy, non so benissimo come si pronuncia, comunque spero che riusciate a leggere. Queste mi sono state inviate dall'azienda e sono delle creme organiche, quindi assolutamente biologiche, senza parabeni, senza siliconi. Questa è una crema corpo che ha un odore, ragazze, fantastico, è passion fruit e lime e io la sto letteralmente amando. Cosa che mi piace tantissimo di queste creme è proprio che il packaging in sé è sempre in vetro. E il tappo in plastica, davvero molto bello. L'altra crema che sto davvero amando di questa linea qua, e non ho qui perché ho dimenticato di portarla con me, è quella per il viso. Se mi seguite da un po' sapete che non mi sono mai trovata bene con le creme biologiche per il viso, ho sempre avuto problemi, ma questa crema qua è diventata la mia crema in assoluto preferita. Se trovo un'immagine ve la metto qui. È capitato un periodo perché non la trovo più, tra i vari casini non riuscivo più a trovarla, per cui l'avevo abbandonata e l'avevo sostituita con un'altra crema. La pelle stava praticamente rovinando in una maniera assurda e non riuscivo a capire, cioè lì per lì non ho pensato da cosa potesse essere dovuta questa, diciamo, questo cambiamento. Poi pensando, ho detto, cavolo, ma vuoi vedere che quella crema mi stava davvero aiutando? Infatti poi l'ho ritrovata, ho iniziato di nuovo a utilizzarla e
Assolutamente, la pelle è ritornata come prima. E quindi ho capito che era quello il problema. Quindi mi trovo davvero bene, stranamente, ma mi trovo davvero benissimo. L'unica pecca è il costo, è davvero un costo molto, molto elevato. Questa costa 50 € e sono 175 ml, mentre quella per il viso costa, se non sbaglio, 70 o 80 €. Non voglio dirmi una cavolata, però quella è la cifra. Costano davvero tanto, questo è vero. Sinceramente, se non avessi avuto modo di provarle in questo modo, non credo che le avrei acquistate, anche perché comunque acquistare un prodotto così alla cieca di quel prezzo così elevato è una spesa importante, soprattutto per quanto riguarda poi le creme per il viso, perché è molto soggettiva la reazione della pelle. Questa per il corpo assolutamente ve la consiglio, perché diciamo che per il corpo è più difficile trovare una crema che non vada bene, è abbastanza raro. E questa mi piace tantissimo, come dicevo, per la profumazione, perché persiste tantissimo, lasciate proprio la scia, è davvero ottima e idrata un sacco. Quella per il viso io ve la consiglio per l'esperienza che ho avuto, perché a me ha dato dei risultati davvero evidenti, però purtroppo può essere che magari utilizzata su un'altra persona non dia gli stessi risultati. Vi dico proprio questo perché io in prima persona ho avuto dei problemi con le creme bio, quindi non me la sento di consigliarla, ma non perché non sia buona, ma proprio perché è molto soggettivo l'utilizzo di queste creme. Un altro prodotto sempre per struccare il viso è questa acqua micellare della Lierac o Lierac, e mi trovo davvero benissimo. Anche questo penso che sia un prodotto un po' costosetto, perché conosco il brand e so che i prezzi sono abbastanza elevati. L'ho trovata in farmacia e questa mi è stata regalata dalla mamma del mio ragazzo, che la ringrazio ancora perché è davvero spettacolare come prodotto. Una cosa però che mi è successa è stata che quando me l'ha data, la prima applicazione che ho fatto con questa acqua micellare, appunto la prima volta che l'ho utilizzata, bruciavano tantissimo gli occhi, cioè la proprio la prima applicazione appena aperta. Successivamente non ho avuto più questo problema, cioè non ho più riscontrato questo bruciore. Quindi la deduzione alla quale sono arrivata che potesse questo bruciore potesse derivare dal fatto che era appena stato aperto il prodotto. Può essere? Ditemi voi se può essere questo il problema che ho avuto nella prima applicazione, perché adesso assolutamente non ho più questo problema. È senza alcol, contiene miele, estratto di fiore di lino e malva e agenti detergenti delicati, e mi trovo davvero benissimo, soprattutto perché mi lascia la pelle molto molto fresca. Non so spiegare la sensazione, ma mi piace davvero tanto. Quindi questa assolutamente un ottimo prodotto. Altro prodotto per i capelli? Sì, mi sono bloccata perché ho detto altro prodotto, ma ho fatto vedere un altro prodotto per i capelli, vero? Infatti era questo. E il balsamo della Bioficina Toscana, prodotto visto, stra-rivisto in tantissimi video, e finalmente questo ce l'ho da un sacco di tempo. Vabbè, ora ce l'avevo in questo modo e quindi si è depositato tutto sotto, ma è rimasto così, questo pezzettino qua. Ce l'ho da 4-5 mesi, solo che nell'ultimo mese non l'ho utilizzato più, non perché non fosse buono, ma perché mi aveva regalato, come vi ho fatto vedere nel video di dicembre dei top 2014, la mia amica Sabine, i prodotti Tone and Guy. Quindi praticamente mi sono dedicata a utilizzarli tutti in serie per un bel po' di tempo, appunto per vedere l'effetto che avevano. L'effetto che avevano, e quindi mi ero dedicata a quei prodotti e questo l'avevo un po' accantonato, anche perché poi mancava pochissimo prodotto e quindi diciamo che non ci ho pensato più, però lo finirò perché saranno due applicazioni. Allora, tornando al prodotto, l'avete visto in tantissimi video e come me, appunto, vedendolo in tantissimi video, alla fine ho deciso di acquistarlo e effettivamente è un balsamo fantastico. La cosa che mi ha lasciato molto molto stupita è stato che appena l'ho applicato, l'ho lasciato in posa, quando poi sono andata a risciacquare i capelli, proprio la sensazione di morbidezza, quasi
Quando sciacquate i capelli, cioè si avverte già in quel momento, non vi dico poi una volta asciutti. Quindi assolutamente un prodotto straconsigliato, vi conviene provarlo almeno una volta, nel senso acquistate almeno una confezione, provatelo perché è davvero magnifico e altra cosa vi lascia i capelli lucidissimi, quindi assolutamente consigliatissimo. E io l'ho acquistato dal sito Ecoverde, se non erro, sì. Insieme ad altri prodotti che non mi sono tanto piaciuti e ve ne parlerò presto. Passiamo ai prodotti make-up e questa volta inizio con dei blush. Bene, sì, ne ho ben tre da farvi vedere. Inizio subito con l'Extra Blush Stick della Deborah Milano. È il classico blush, diciamo, come si può dire, no? Pennarello, ecco, diciamo così, a matitone. Dove voi appunto andate ad applicare il blush e poi lo sfumate con le mani o lo andate a sfumare con questa spugnettina presente nel retro del matitone. Devo dire che questa colorazione mi piace un sacco, è una colorazione delicata, un rosa che potete modulare tranquillamente, mi piace davvero tanto. Ci sono 5 grammi di prodotto e ha un PAO di 24 mesi e tra l'altro non contiene parabeni. Ho utilizzato questo blush nel tutorial, nel video tutorial di questo trucco, quindi se volete andarlo a vedere vi consiglio di andare a vedere il tutorial. Quante volte ho detto vedere? E lo trovo davvero un prodotto smart, un prodotto molto comodo perché in 2 secondi lo mettete e occupa pure pochissimo spazio nella pochette. Altro prodotto che mi piace sia come prodotto e sia come packaging, perché questa azienda è famosa per i packaging un po' particolari e carini, è il blush Majorette della Benefit. Come potete vedere è davvero bellissimo, carinissimo. Ha un odore meraviglioso. Buonissimo, davvero buono. Sarei ore ad annusarlo. Buonissimo. È un blush, appunto, ritorniamo a descrivere il prodotto. È un blush pescato, modulabile e vi lascia questo profumo delicato. E lo trovo davvero bellissimo solo per la confezione. Solo per la confezione io lo acquisterei perché, come ben sapete, se mi seguite appunto da tanto sapete che io amo i packaging dei prodotti e la Benefit davvero è il top sotto questo punto di vista. Quindi questo è stato uno dei basta, basta! È stato uno dei blush che ho utilizzato di più perché davvero lo amo proprio come colorazione, è un color pescato davvero molto molto bello. Altro blush che non ho utilizzato da tanto ma che è entrato subito nei miei preferiti, uno perché già quando l'avevo visto online, tra tutte le colorazioni che sono uscite, questa colorazione subito mi aveva colpita. Poi ho detto, vabbè, vedremo quando lo vedo dal vivo se poi effettivamente mi piacerà. E mi è piaciuto tantissimo. E sto parlando del blush Ariel della Moonblack. Ragazze, guardate che ha questo odore misto di fragola. È un boh, anche questo, proprio da sniffare ogni 5 secondi. E questo colore qui, spero che riusciate davvero a vederlo, forse, ecco, no, non si vede bene, ma è davvero sparaflescioso. Aspetta, ecco, forse così riuscite a vedere il vero colore. Non lo so descrivere, è un rosa pescato, boh. Troppo particolare, davvero mi piace tantissimo. E se volete vedere bene 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 il colore, andate sul sito della Mulac, che ci sono i video swatch. E assolutamente, vi ripeto, come colorazione è entrata subito tra tutti. C'è anche Crudelia che mi piace un sacco, ma anche altre colorazioni mi piacciono un sacco. Ma torniamo a questo. Questo è quello che mi piace proprio tantissimo. Lo amo, bellissimo, bellissimo colore, durano parecchie ore sul viso, hanno un profumo gradevolissimo e la colorazione, ve l'ho detto 60 volte in 50 secondi, che è stupenda. Quindi assolutamente mi è piaciuto tantissimo Ariel. Passiamo agli illuminanti e anche questo è un prodotto Mulac. Come ben sapete, insieme ai blush sono usciti gli illuminanti. Anche questo non è un prodotto che sto provando da tantissimo, ma ci tenevo a farvelo vedere perché, come Ariel, era tra tutti quelli che ho visto quello che mi ha colpito subito. Sto parlando di questa colorazione qui, che è la numero 02 di tutti gli illuminanti della Mulac ed è bellissimo.
Non lo so, una colorazione molto particolare. Spero di riuscirvela a far vedere. Vediamo se... Eccola. Bellissima, davvero. Anche questo ha lo stesso odore. I nuovi prodotti che sono usciti di Mulac, parlo degli illuminati e dei blush, hanno tutti lo stesso odore e mi piace tantissimo. Rispetto ai blush, questi illuminanti sono refill. Faccio vedere. Ecco qua, mentre i blush la cialdina è fissa, quindi non potete rimuovere. E mi piace tantissimo questo packaging, mi piace di più questo packaging rispetto a quello della palette Atene e Olimpia, perché ha proprio la cialda si va a incastrare perfettamente all'interno del coperchio, ma poi ve lo farò vedere bene nel dettaglio nel video dedicato a questi prodotti perché li sto testando, li voglio ancora testare maggiormente e vi farò sapere appunto cosa ne penso. Oltre ad utilizzare sempre, come sempre, ogni giorno la Naked Basic, che non ve la sto qui a far vedere perché ormai ne avete le palle piene, penso. Gli altri ombretti che ho utilizzato tanto e che mi sono piaciuti molto, soprattutto la sera quando uscivo, li ho utilizzati parecchio alcuni colori, altri li ho utilizzati molto di giorno. Sto parlando degli ombretti della Nabla. Io possiedo queste colorazioni qui e devo dire che sono dei prodotti davvero magnifici. Il packaging, mi piace tanto questa scatolina, questa palettina piccolissima, la trovo davvero comoda. E anche questo dovrebbe essere un packaging in cartone, alcune finiture non sono assolutamente perfette per quanto riguarda il packaging, la carta diciamo non è incollata perfettamente, però ne va a vantaggio diciamo la sua forma molto piccola, davvero un prodotto super smart che potete portare sempre con voi. Tornando agli ombretti, mi piace tantissimo questo che si chiama Sandy, è davvero bellissimo, sto parlando di questo qui. Hanno una scrivenza pazzesca, guardate qui, magnifici, belli, 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 una scrivenza mostruosa. Anche questo qui che si chiama Citron, è bellissimo. Hanno una texture al tatto quasi cremosa, morbida. E ecco, va bene, non c'è bisogno nemmeno di commentare, si commentano da soli. Quindi assolutamente preferiti. E gli ombretti di Nabla sono i miei primi ombretti che ho provato e sono davvero fantastici, non mi hanno assolutamente deluso, quindi vi consiglio senza ombra di dubbio di provare qualcosa anche della Nabla. Un altro prodotto che mi è piaciuto tantissimo è la matita nera Bombay. Non mi ricordo se nell'altro video ve l'ho fatta vedere, non mi ricordo, però ho di evitare, ve la faccio vedere qui perché la uso ogni giorno. Ha una mina molto molto morbida perché è molto scrivente, guardate qui, un nero pazzesco, però ha una mina morbidissima. Questo fa sì che la mina si consumi davvero in maniera veloce e infatti io ad ogni applicazione la devo temperare. Quindi questo diciamo è un punto a sfavore di questa matita perché sicuramente non è una matita che durerà tantissimo, però ne vale la pena, dura pur essendo così morbida, dura un sacco nella rima interna e io ormai ho abbandonato definitivamente la mia Urban Decay e sto usando assolutamente questa. Mi piace davvero molto e se cercate una matita nera intensa, morbida, che riesca a scrivere bene nella rima interna e che duri tantissimo, assolutamente la Bombay di Nabla. Per quanto riguarda le labbra, ho due prodottini. Allora, un prodotto e un rossetto, il numero 106 degli Haim della Pupa e un rossetto che io ho sempre in borsa. È quella colorazione che sta bene con qualsiasi trucco, secondo me, cioè, almeno a mio avviso, ed è questa colorazione qui, ve la swatcho sulla mano, ecco qua, è un nude rosato, rosato e pescato, allo stesso tempo, non lo so, è molto particolare come colorazione, vi ripeto, è la numero 106. E come vi dicevo, è un rossetto che ho sempre, sempre in borsa, perché mi salva nelle emergenze. Allora, lo utilizzo anche normalmente, però a volte mi capita di uscire di casa e non avere il tempo di mettere il rossetto, oppure mi dimentico. Questo rossetto mi salva sempre, ce l'ho sempre lì in borsa e
in 2 secondi, lo metto e sta perfettamente bene con qualsiasi trucco, vi giuro, cioè almeno secondo i miei gusti sta benissimo con qualsiasi trucco. Ha una texture molto molto idratante e super confortevole, quindi non secca assolutamente le labbra. E come ben sapete io ho dei problemi seri alle mie labbra perché sono secche 365 giorni all'anno pur facendo 8000 trattamenti idratanti. Diciamo che oggi forse sono nel loro stato migliore e questo prodotto, diciamo, non va a peggiorare questa mia situazione, anzi quando lo applico me li idrata parecchio. E vi ripeto, come colorazione mi piace un sacchissimo ed è il prodotto che sto utilizzando tantissimo perché potete vedere dalla sua bellissima forma sto utilizzando tantissimo questo rossetto e mi piace un sacco, quindi assolutamente ve lo consiglio. Fatemi sapere se anche voi avete dei rossetti AIME e come vi trovate. Ultimo prodotto, no, per ultimo prodotto, sempre per le labbra, è una pastello. E questa è la pastello cappuccino, è la matita nude, giusta, perfetta per me, perfetta non per me come persona, perfetta proprio per me come gusti, ecco. La trovo meravigliosa, ogni volta che la applico la metto proprio un pelettino fuori dal contorno delle labbra, ma non tanto, per un pelettino proprio. E vi fa questo effetto super impolpante. L'abbino soprattutto spesso a questo rossetto della pupa oppure alla mia combo preferita Mu e Skin della Mulac, e mi trovo davvero da Dio. Fa questo effetto super impolpante sulle labbra voluminose, magnifica, infatti spero che non finisca mai. Fatemi sapere se siete interessati a un tutorial dove appunto io utilizzo questa matita per far sembrare le labbra molto più luminose. Se siete interessate scrivetemelo con un commento che vi faccio un piccolo mini tutorial e vi faccio vedere come ottenere questo effetto labbra ad avarietti. Ultimissimissimissimo prodotto è sempre della Nabla ed è stata una scoperta per me perché quando l'avevo visto non lo so, non mi è un... Sai quei prodotti che dici, sì, vabbè, particolare, però non mi convinceva, ecco. Poi l'ho provato e mi è piaciuto un sacco. E sto parlando delle Film Noir di Nabla. Anche questo prodotto molto visto. Allora, io parto da un mascara preferito che è il Vamp della Pupa, che molti odiano, molti amano. Diciamo, sono molto discordanti le opinioni. A me piace proprio quell'effetto lì, di queste ciglia super cariche, super piene. Mi piace tantissimo. Quindi diciamo che questo mascara si distanzia molto da questa tipologia di effetto perché appunto divide tantissimo le ciglia, le lascia belle pettinate, molto lunghe e molto allunganti, quindi sono due effetti diversi, ma devo dire che mi piace tanto, pur amando quella tipologia di effetto. Una cosa invece che ho scoperto, davvero che è diventato, quando mi è venuto il pallino di provarla, quando ho visto il risultato io così, è appunto la combinazione di questo mascara con il Vamp. Ragazze, bellissimo l'effetto, mi piace un sacco. Applico prima questo, poi il Vamp, poi questo e poi di nuovo il Vamp. Subito, non faccio asciugare i prodotti perché poi si asciuga, si impasticcia tutto. Quindi assolutamente non parlo più, questo è il mascara preferito di questi ultimi 2 mesi. E niente ragazze, questi erano tutti i prodotti preferiti. Spero nella mia foga di parlare di avervi fatto capire qualcosa. E niente, fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti che ho utilizzato e quali sono i vostri prodotti preferiti, anzi consigliatemi qualche prodottino nuovo che voglio provare, qualcosa di diverso. Ci rivediamo venerdì con un nuovo DIY, sono contentissima che il mio primo DIY delle candele vi sia piaciuto tanto, davvero contenta e ci vediamo appunto venerdì con il nuovo video DIY. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo venerdì.